relativi ai primi tre trimestri dell'anno. Allora, i dati relativi ai primi tre trimestri dell'anno purtroppo vedono un lento declino della nostra provincia, che purtroppo, io dico, da locomotiva della nostra regione a livello economico è diventato il fanalino di coda. Un lento inesorabile declino che da un lato ci preoccupa molto, perché sono ormai diversi anni che noi lanciamo grida d'allarme in un paese in cui la tassazione è arrivata quasi al 62%, in cui la burocrazia incide a livello economico in maniera imbarazzante, in cui non si investe sulle infrastrutture, in cui non c'è credito per le imprese. Tutto questo rende fare impresa molto difficile e porta a questi dati. Però non voglio vedere il bicchiere mezzo vuoto. Chi dirige un'associazione come la CNA, la più grande della provincia, la più importante, voglio dire, della provincia, deve avere dentro di sé insito dell'ottimismo. E voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, perché ci sono comunque dei dati, soprattutto relativi alle esportazioni e al settore della meccanica, che ci stanno dando ragione. Dico così perché da anni stiamo lavorando sulla cultura imprenditoriale di internazionalizzazione per le imprese, stiamo facendo progetti e formazione ai nostri imprenditori, e questi dati che ormai vedono costantemente la provincia di Pesaro Urbino all'altezza della situazione, capofila nelle Marche per quello che riguarda l'export, non sono casuali. Bisogna lavorare su questo filone, bisogna incentivare quelle aziende che esportano, perché non è vero che il mercato poi è solo per loro, perché dopo rientra a casa tutto l'indotto. Noi abbiamo diversi casi di persone che prendono anche insieme degli appalti all'estero e poi fanno lavorare le lavorazioni e fanno fare tutto all'interno del nostro indotto e della nostra provincia. È un momento importante perché il mercato interno purtroppo è ancora fermo, e quindi quello che chiediamo con forza alle istituzioni è di mettere al centro dell'agenda il problema dell'impresa, perché noi creiamo lavoro, benessere e creiamo anche pace sociale. Se non si capisce questo, l'Italia avrà grossi problemi in futuro.